800° anno accademico dell'Università di Padova, una giornata di festa, una giornata solenne e per festeggiare assieme 800 anni di storia dalla fondazione dell'Ateneo di Padova nel 1222. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. E la cerimonia sta già partendo nel momento in cui io sto parlando con voi. Si svolgerà un corteo che partirà dal Palazzo della Ragione del Comune di Padova, qui vicino in Piazza delle Erbe, all'interno del Salone, formato dagli ospiti che parteciperanno, dalle rettrici e dai rettori che parteciperanno a questa giornata, a questa cerimonia e da ovviamente la governance dell'Ateneo di Padova. Il corteo si partirà dal Salone, scenderà poi lungo lo scalone che dà su Piazza delle Erbe del Palazzo della Ragione e passerà sotto il volto della corda per poi passare davanti al Pedrocchi, infine in via 8 Febbraio per poi arrivare al cortile antico di Palazzo del Bo. In tutti questi istanti ci saranno dei momenti di festa ovviamente con cori che accompagneranno il corteo lungo tutto il percorso e poi via via l'arrivo delle massime autorità in cortile nuovo per poi arrivare all'inizio della cerimonia direttamente attorno alle 11 come da programma. Potete vedere alle mie spalle il corteo che ha cominciato a sfilare all'interno del Salone del Palazzo della Ragione. Ora vedete il gonfalone che scende lo scalone del Palazzo della Ragione, insignito dalla medaglia d'oro al valore militare per il ruolo nella resistenza dell'Università di Padova durante il periodo buio del nazifascismo in Italia e nella Seconda Guerra Mondiale. Vedete, sono appena passati il gonfalone, i mazzieri, la rettrice Daniela Mapelli, i felucati, tutti quanti i componenti ufficiali del corteo e in questo momento vedete il primo coro che inizia a cantare il Gaudeamus per accompagnare il corteo ufficialmente fino al suo ingresso a Palazzo del Bo. Il corteo è composto, oltre alle prorettrici, ai prorettori, alle delegate e ai delegati dell'Università di Padova, è formato da numerosi ospiti nazionali e internazionali, sempre prorettrici, prorettori e delegati e delegate di atenei italiani e europei. In questo momento vediamo la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, sfilare in testa al corteo durante lo svolgimento della processione dello stesso corteo dietro al gonfalone dell'Università degli Studi di Padova e ai mazzieri, ai felucati, le guardie d'onore, per così dire, della rettrice. In antichità si dice che i felucati seguissero ovunque la rettrice al di fuori del palazzo sede dell'Università di Padova. Vi ricordo che siamo in diretta qui, in diffusione all'interno dell'Aula Magna Galileo Galilei dell'Università di Padova e in diretta streaming sui canali social dell'Università di Padova e sullo stesso sito istituzionale dell'Università di Padova per raccontarvi questa diretta già iniziata con il corteo e via via con l'avvio ufficiale dell'800° anno accademico dell'Università di Padova.
I gentili ospiti e le gentili ospiti che sono presenti in sala sono pregati cortesemente di prendere posto a sedere, di cercare di non creare eccessivi assembramenti e si invita inoltre di voler verificare di aver disattivato l'audio dei dispositivi mobili e dei telefoni cellulari. Grazie. In questo momento stiamo vedendo la seconda parte del coro formato dal Concentus Musicus Patavinus, una formazione di professoresse, professori e studenti, studentesse, personale tecnico-amministrativo dell'Università di Padova, formata da oltre 100 persone fra coriste, coristi e strumentisti che stanno accompagnando il corteo che in questo momento sta passando a fianco del Pedrocchi e davanti al Palazzo della Ragione, davanti a Palazzo Moroni, la sede del Comune di Padova, per poi entrare ufficialmente all'interno del cortile antico di Palazzo del Bo, dove ci sarà un altro parte del Concentus Musicus Patavinus ad accompagnarli con la musica verso l'ingresso all'Aula Magna. Il corteo ora sta entrando all'interno del cortile antico di Palazzo del Bo. In questo momento la rettrice Daniela Mapelli si separerà dal resto del corteo per attendere nel suo studio le autorità presenti all'inaugurazione. Il resto del corteo sta per arrivare salendo per la scala del Nepomuceno sul cortile pensile del cortile antico e per fare il suo ingresso nella sala dei 40, nella sala dei 40 e poi in Aula Magna. Chiedo cortesemente ancora agli ospiti in Aula Magna di prendere posto e di verificare che i dispositivi mobili siano silenziati. Grazie mille. Sta facendo il suo ingresso il gonfalone dell'Università degli Studi di Padova. Entra il corteo delle rettrici, dei rettori e delle delegate e delegati in rappresentanza degli altri atenei, italiani e stranieri. Giovanni Molari, rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Francesco Frati, rettore Università degli Studi di Siena. Francesco Adornato, rettore Università di Macerata. Antonella Polimeni, rettrice Sapienza Università di Roma. Claudio Pettinari, rettore Università degli Studi di Camerino. Paola Maria Mancarella, rettore Università di Pisa. Francesco Svelto, rettore Università di Pavia. Laura Ramaciotti, rettrice Università degli Studi di Ferrara. Paul Pauli, rettore Julius Maximilians University Würzburg in Germania. Paolo Andrei, rettore Università degli Studi di Parma. Francesco Priolo, rettore Università degli Studi di Catania. Giorgio Calcagnini, rettore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Fernando Cornet, vice rettore Università di Granada.
Salvatore Cuzzo Crea, Rettore Università di Messina. Francesco Mola, Rettore Università degli Studi di Cagliari. Esther Appaker, Delegata del Rettore Università Leopold Franzens Innsbruck. Carlo Adolfo Porro, Rettore Università di Modena e Reggio Emilia. Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano e Presidente della CRUM. Tiziana Lipiello, Rettrice Università Ca' Foscari, Venezia. Roberto Tottoli, Rettore Università di Napoli, L'Orientale. Alessandra Petrucci, Rettrice Università degli Studi di Firenze. Roberto Di Lenarda, Rettore Università degli Studi di Trieste. Elio Franzini, Rettore Università degli Studi di Milano. Stefano Bronzini, Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Benno Albrecht, Rettore Università UAV di Venezia. Flavio De Florian, Rettore Università degli Studi di Trento. Sergio Cavalieri, Rettore Università degli Studi di Bergamo. Sasha Zelenica, Vice Rettore Università di Rijeka. Roberto Pinton, Rettore Università degli Studi di Udine. Andrea Romanino, Direttore SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Juan Llopis, Direttore delle Relazioni Istituzionali dei Progetti Università di Alicante, Spagna. Pier Francesco Nocini, Rettore Università degli Studi di Verona. Maurizio Tira, Rettore Università degli Studi di Brescia. Sabina Nuti, Rettrice Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari. Gianfranco Nicoletti, Rettore Università degli Studi della Campania Vanvitelli. Enrico Dainese, Preside della Facoltà di Bioscienze Università degli Studi di Teramo. Paolo Lugli, Rettore Libera Università di Bolzano. Riccardo Pietrabissa, Rettore Scuola Universitaria Superiore IUS Pavia. Carlo Alberto Giusti, Rettore Link Campus University. Pierpaolo Limone, Rettore Università degli Studi di Foggia. Marco Emilio Orlandi, Prorettore Vicario Università degli Studi Milano Bicocca. Maria Grazia Monaci, Rettrice Università della Valle d'Aosta. Rocco De Nicola, Rettore Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Eugenio Coccia, Rettore Gran Sasso Science Institute. Arturo Chiti, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Humanitas University. Entrano ora le delegate e i delegati della Rettrice dell'Università degli Studi di Padova. Entrano le prorettrici e i prorettori dell'Università degli Studi di Padova.
Entra infine per ultimo il prorettore vicario Giancarlo Dalla Fontana. Intanto potete continuare a seguire e a sentire l'accompagnamento musicale del Concentus Musicus Patavinus all'interno del Fortile Antico, che a breve intonerà l'inno ufficiale per i festeggiamenti degli 800 anni dell'Università di Padova. Gli ospiti all'interno della Lavagna possono tranquillamente sedersi e prendere posto. Grazie. Ora il Concentus Musicus Patavinus si appresta a suonare l'inno ufficiale degli 800 anni dell'Università di Padova, intitolato Oltre i secoli, amica. Chiedo di nuovo cortesemente alle persone, agli ospiti e alle ospiti presenti in sala di prendere il loro posto e di evitare il più possibile assembramenti e dell'obbligo di indossare la mascherina FFP2. E in attesa di avere l'inizio dell'inno ufficiale vi do qualche accenno sulla sua realizzazione. È stato commissionato dal Concentus Musicus Patavinus dell'Università di Padova e composto su parole di Stefano Dal Bianco e musiche di Federico Gon, e verrà eseguito, lo potete vedere già nelle immagini di preparazione, dei preparativi nel Cortile Antico, da oltre 100 persone fra coriste, coristi, strumentiste e strumentisti.
Il testo dell'inno, Oltre i secoli, amica, trae linfa vitale dalla nona ecloghe del poeta Andrea Zanzotto e si divide idealmente in due parti, ripercorrendo i principi di libertà a partire dal motto dell'Università di Padova, Universa, Universis, Patavina, Libertas, ripercorrendo idealmente gli 800 anni di storia all'insegna della libertà, del sapere, dell'insegnamento e della libertà. Le componenti e componenti del Concentus Musicus Patavinus sono formate da docenti, professoresse e professori, studentesse e studenti, ex studentesse e studenti, anche Erasmus, e dipendenti dell'Università degli Studi di Padova, accomunati dalla passione della musica, e diviso in realtà in varie sue componenti, dal coro grande al coro piccolo alla big band, e unite in questo caso assieme a formare un ensemble di oltre 100 persone, circa 120 componenti in tutto. Ora il Concentus Musicus Patavinus suonerà e canterà ufficialmente l'inno degli 800 anni dell'Università degli Studi di Padova. Thank you.
anni dell'Università di Padova, Oltre i secoli amica, composto su parole di Stefano Dal Bianco e musiche di Federico Gon e suonato e cantato dal Concentus Musicus Patavinus. Siamo ora in attesa dell'arrivo dei primi ospiti istituzionali di questa inaugurazione dell'ottocentesimo anno accademico dell'Università di Padova. Alla mia sinistra, potete sul palco a fianco delle prolettrici e dei prolettori dell'Università di Padova, potete vedere il gonfalone, il simbolo dell'Università di Ghisonaccia. Alla mia sinistra, potete sul palco a fianco delle prolettrici e dei prolettori dell'Università di Padova, potete vedere il gonfalone, il simbolo dell'Università degli Studi di Padova, che è stato insignito della medaglia d'oro al valore militare per il ruolo nella resistenza dei più tristi appunto della storia italiana, e aprì nonostante tutto il 722esimo anno accademico, Aula Magna Galileo Galilei. È stato il primo e plateale gesto di contestazione al regime nazifascista all'interno dell'Ateneo, quello che venne tranquillamente definita come una dichiarazione di guerra dell'Università di Padova agli oppressori d'Italia. E negli anni successivi il tributo delle studentesse, degli studenti e delle professoresse e dei professori dell'Università di Padova fu molto alto, e tra gli altri furono 107 gli studenti caduti per difendere la libertà dell'Ateneo e non solo. Come potete osservare dallo schermo e per chi ci segue dallo streaming, fervono i preparativi all'interno del cortile nuovo per l'attesa imminente della prima ospite, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. E potete vedere in questo momento inquadrati il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, che fanno parte dell'accoglienza istituzionale per le alte cariche ospiti oggi all'Università di Padova, assieme al Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, al Prefetto Raffaele Grassi e poi anche del Ministro dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, ospite anche lei quest'oggi, e della Rettrice stessa dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. In questo momento è arrivata l'auto blu che dovrebbe portare
all'accoglienza appunto del presidente Zaia, del sindaco Giordani, del prefetto di Padova, del presidente della provincia, del ministro Messa e della rettrice Daniela Mapelli. In realtà non è arrivata al momento la presidente del Parlamento europeo, ma è arrivata il presidente del Senato della Repubblica italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sta salutando appunto le persone istituzionalmente delegate alla saluti ufficiali. La Presidente del Senato sta per fare la foto di gruppo ufficiale in Cortile Nuovo. E breve cenno biografico: Maria Elisabetta Alberti Casellati è padovana, è Presidente del Senato dal 2018 e attualmente in carica a Palazzo Madama. La seconda carica dello Stato sta salendo in questo momento lo scalone del sapere che porta dal Cortile Nuovo all'interno del rettorato dell'Università di Padova, e disegnato e arredato da Gio Ponti su richiesta del rettore dell'epoca Carlo Anti, e salirà poi all'interno dell'ufficio della rettrice Daniela Mapelli per i saluti privati. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma adesso siamo passati all'interno dell'ufficio della rettrice Daniela Mapelli, che sta appunto salutando. Abbiamo visto anche brevemente inquadrato il professore Carlo Fumian, che presenterà la prolusione finale al termine di questa inaugurazione. Ecco qui la rettrice Daniela Mapelli. La rappresentante delle studentesse e degli studenti dell'Università di Padova, il professor Carlo Fumian. L'Aula Magna, gremita dagli ospiti per questa giornata importante. E di nuovo in Cortile Nuovo per l'attesa per l'arrivo della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
In questo momento alle mie spalle sta facendo ingresso il coro corollario composto da studentesse e studenti dell'Università di Padova, e a loro sarà l'onore di intonare e suonare l'inno nazionale italiano all'ingresso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'inno europeo dell'Unione Europea. Ora in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrebbe arrivare a breve assieme al suo corteo all'interno del cortile nuovo dell'Università di Padova. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nuovamente accolto dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, dal Presidente della Provincia Fabio Bui, dal Prefetto Raffaele Grassi, dal Sindaco di Padova Sergio Giordani, dal Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e dalla stessa Rettrice Danila Mapelli. Salirà anche lui lo stesso percorso che abbiamo visto prima per il Presidente del Senato Casellati, lo scalone del sapere, e per poi entrare in rettorato per un breve incontro privato con la stessa rettrice Danila Mapelli.
dalla normale tensione che possiamo vedere in cortile nuovo, possiamo intuire che l'arrivo di Mattarella sia ormai imminente. Ecco la macchina del corteo presidenziale con a bordo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Sta facendo il suo ingresso nel cortile nuovo di Palazzo del Bo. Sergio Mattarella appena uscito dall'auto blu con i saluti iniziali con Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il Prefetto di Padova Raffaele Grassi, il Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui. E il Presidente che si sposta per salire lo scalone del sapere e passare a fianco della statua del palinuro dedicata a uno degli studenti morti durante la resistenza dell'Università di Padova durante il periodo nazifascista. La rettrice Daniela Mapelli a fianco di Mattarella. Scalone del sapere rappresenta un'allegoria della fatica, della salita che le studentesse e gli studenti devono fare per arrivare al sapere. E i dipinti formano delle allegorie delle principali arti, sia filosofiche che scientifiche. Il Presidente sta facendo ora il suo ingresso nella sala principale del Rettorato. E sta entrando ora nell'ufficio della rettrice Daniela Mapelli. Da questo momento in poi io lascio l'Aula Magna in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica e dell'avvio ufficiale della cerimonia di inaugurazione e rimarrò in diretta streaming per il proseguo della cerimonia. Mentre continuiamo a vedere le immagini del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'interno dell'ufficio della rettrice Daniela Mapelli,
in un fuori onda vi posso anticipare che stanno per entrare i corazzieri del Presidente della Repubblica nella Sala della Basilica e poi in Aula Magna per accompagnare lo stesso Mattarella. E mentre stanno facendo il loro ingresso in Aula Magna i corazzieri del Presidente della Repubblica, non si esaurisce ovviamente con l'inaugurazione dell'ottocentesimo anno accademico. I momenti di incontro, di convegni saranno parecchi, già a partire da domani fino alla fine di maggio vi lascio una carrellata di eventi importanti che sarebbe interessante seguire. Alle ore 18 ci sarà la Nobel Lecture di fisica nel 2020, per aver scoperto che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività. Ricordo per i nostri ospiti e le nostre ospiti presenti in sala che non occorre rimanere in piedi al momento, basterà alzarsi in piedi quando sentirete l'annuncio ufficiale dell'ingresso in Aula Magna di Mattarella. Che, come potete vedere dalle immagini, è ancora a colloquio con la rettrice Daniela Mapelli. Qui una carrellata di corollario, il coro dell'Università degli Studi di Padova che canterà l'inno di Mameli, l'inno nazionale italiano, e a seguire l'inno alla gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Sempre per raccontarvi in diretta streaming gli appuntamenti per i festeggiamenti degli 800 anni dell'Università degli Studi di Padova, il 20 maggio, domani alle ore 16, qui, nella stessa Aula Magna di Palazzo del Bo. Mi interrompo un secondo perché Sergio Mattarella sta firmando il libro degli ospiti che sono passati e continueranno a passare per l'Ateneo di Padova. È la sua seconda volta di recente in visita ufficiale all'Università di Padova, già nel 2018 per l'inaugurazione dell'anno accademico del 2018 il Presidente Sergio Mattarella ci fece l'onore di essere ospite dell'Università di Padova. Tutto. Stanno i rappresentanti delle più alte cariche istituzionali italiane e europee, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è appena entrata.
In Aula Magna fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 in occasione dell'800° anniversario di fondazione dell'Università degli Studi di Padova. Prende ora la parola la senatrice, avvocato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica. Buongiorno a tutti.
Oggi celebriamo gli 800 anni dell'Università di Padova, 800 anni di un'università italiana di frontiera che è stata la palestra intellettuale di un'Europa curiosa, enciclopedica, nel rapporto con il sapere, aperta alle scoperte, sensibile alle contaminazioni di idee. A questa università mi lega una lunga appartenenza. Con grande emozione rivolgo pertanto il mio più sincero ringraziamento al magnifico rettore, al corpo docente, a tutto il personale tecnico e amministrativo e agli studenti per l'impegno e la passione con cui hanno promosso le celebrazioni di questo 800° anniversario. Saluto il Presidente della Repubblica, il Presidente del Parlamento Europeo, il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per le Disabilità, il Presidente della Regione, i colleghi parlamentari, il Sindaco di Padova, i rettori italiani e stranieri e tutte le autorità civili, religiose e militari presenti. 800 anni fa, un gruppo di professori e studenti ha costituito a Padova un nuovo polo di sapere e conoscenza per una precisa scelta valoriale e metodologica, riassunta nel motto Universa Universis Patavina Libertas, tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova. Libertà è la parola chiave che ha segnato il lungo e straordinario percorso di civiltà di questo Ateneo, grande incubatore di idee da cui è nata l'Europa moderna. Penso al ruolo dell'insegnamento accademico e a quella tradizione giuridica che ha consentito all'Europa di affermarsi progressivamente come terra del diritto e dei diritti. Penso alla libertà della scienza moderna, fondata sull'approccio empirico sperimentale elaborato da Galileo Galilei e sviluppato in ambito medico da Andrea Vesalio, fondatore dell'anatomia moderna. Penso alla libertà umana come tema portante degli studi Humanitatis e del classicismo che questa università ha saputo interpretare in una costante osmosi con la città e che ha rappresentato un modello di riferimento per l'Europa. Penso infine alla libertà nell'accesso alla formazione accademica, dove l'Università Patavina, con la prima donna laureata al mondo, si fa avanguardia nell'emancipazione femminile. Questi sono i germi nati nel grande generatore della Libertas Patavina, un'eredità di conoscenze, di valori, di ideali fondata sul connubio tra una razionalità scevra da pregiudizi e la più alta idealità. Un'eredità che ha dato all'Università di Padova e ai suoi studenti la forza morale per superare insieme alla comunità cittadina le prove più difficili della storia. Come è avvenuto nella rivolta anti-asburgica dell'8 febbraio 1948, considerata la prima insurrezione dove sono gli studenti a farsi interpreti del rinnovamento politico e sociale, come è avvenuto nella Resistenza, lo ricorda la grande stele all'ingresso di questo palazzo quando 107 studenti sono morti nella lotta al nazifascismo. Per questo l'Ateneo è stato l'unico ad essere insignito della medaglia d'oro al valore militare. La spinta morale alla libertà è il fil rouge di tutto il passato glorioso dell'Ateneo, ma non solo. È la motivazione che muove docenti e studenti ad essere protagonisti di un presente e di un futuro glorioso, come recita lo slogan di questo anniversario. Compio 800 anni e ancora imparo, che dà l'idea plastica dello stimolo continuo alla conoscenza e dei progressi del sapere. È sempre la libertà al centro del fertile interscambio tra l'università e il tessuto produttivo di un territorio dalle molteplici potenzialità economiche e sociali.
La solida rete di collaborazioni con le imprese ha consentito all'Ateneo di essere volano della libertà di impresa, un volano tanto più importante in un momento di emergenza economica come quello attuale, determinato dalla pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina. Penso ad esempio alla Fondazione Unismart, nata per promuovere il trasferimento tecnologico tra mondo accademico e industriale, o all'incubatore di progetti imprenditoriali innovativi, StartCube, fonti di opportunità lavorative e artefici di evoluzione scientifica. Ma la libertà oggi si declina anche nei progetti di eccellenza rispetto alle nuove frontiere del sapere e della conoscenza, come la Scuola Galileiana di Studi Superiori, dove si sperimentano percorsi innovativi di formazione e di ricerca, o il Giardino della Biodiversità, realizzato all'interno dell'Orto Botanico, il primo orto universitario al mondo. Come la ricerca aerospaziale di avanguardia, che vede il solito patrimonio di conoscenze astronomiche, ingegneristiche, fisiche, geologiche e tecnologiche farsi polo trainante della nuova economia dello spazio. O l'impegno per una nuova visione di medicina alimentato dal progresso nella ricerca biomedica e dal contributo strategico dell'università al nuovo polo per la salute. Il motore che dà spinta a questo viaggio ottocentenario è oggi come ieri lo stesso, la libertà come fondamento della cultura e la cultura come linfa vitale di qualsiasi cammino di libertà. Fuori dalla libertas non ci può essere progresso possibile nel diritto, nella scienza, nella medicina, negli studi umanistici, nell'arte, e quindi non ci può essere crescita sociale. Solo rimanendo fedeli a questa vocazione potremmo combattere le insidie contemporanee di una società della conoscenza che troppo spesso confonde la libertà con il relativismo. E insieme potremo continuare a disegnare l'Europa del progresso attraverso il sapere. Vi ringrazio. Prende ora la parola la professoressa Daniela Mapelli, rettrice dell'Università degli Studi di Padova. Signor Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, signora Presidente, Elisabetta Alberta Casellati, signora Presidente, Roberta Metsola, signora Ministro, Cristina Messa, signora Ministro, Erika Stefani, care colleghe e colleghi del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti, rettrici e rettori, autorità civili, militari e religiose, illustri ospiti qui presenti, a tutte e tutti voi collegati in streaming. 20 parole, non di più. Due frasi scritte sugli annali del comune padavino. 1222. Messer Giovanni Rusca, da Como, podestà de Padova. In questo tempo fu trasferito il studio di Bologna in Padova. 8 secoli dopo, tocca a me, a nome di tutta la comunità che forma questo grande Ateneo, il compito di celebrare gli 800 anni di vita dell'Università di Padova. Un dolce e gravoso compito allo stesso tempo. Dolce perché rappresenta un traguardo invidiabile, un momento che ci invita a riflettere sul passato non per autocelebrazione, ma come unico esercizio veramente utile per immaginare e costruire il futuro. Gravoso perché grande è la responsabilità
nel rappresentare un'università la cui storia è stata costruita da donne e uomini di altissimo valore morale e scientifico. Tuttavia, è di conforto poter rimarcare un fatto ineludibile. I volti cambiano, così come mutano i tempi e le esigenze della società, ma l'Università di Padova rimane baluardo del sapere, luogo di scienza, cultura e formazione, speranza per le future generazioni. Diceva Antonio Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari. Noi desideriamo invece imparare dai nostri 800 anni e abbiamo scelto questo come messaggio delle celebrazioni. Compio 800 anni e ancora imparo. Perché a poco serve la storia, in fondo, se non diventa maestra. E il nostro sguardo oggi è più che mai rivolto a quanto accadrà, ricordando con orgoglio quanto abbiamo saputo costruire. Ho definito all'inizio il nostro Ateneo come grande, ed è grande in tutto, nei numeri, nei valori, nella ricerca, nella formazione. Considerata la solennità della ricorrenza, vorrei soffermarmi oggi, in questo breve discorso, su alcuni valori che rappresentano la nostra università. Nel farlo mi farò guidare proprio da voi, illustri ospiti, che avete voluto onorare con la vostra presenza il nostro evento inaugurale. Comincio quindi con il delineare un carattere fondante del nostro Ateneo. Siamo e vogliamo essere internazionali. Pensando alla Presidente Mezzola e ai tanti rappresentanti degli Atenei qui oggi convenuti, il pensiero va subito ad un luogo che sta proprio qui accanto alla nostra Aula Magna, quindi nel cuore della nostra università, che racconta e fa rivivere storie di sapere condiviso, facendo toccare con mano quella che è stata e sarà la comunità senza barriere della scienza, la nostra Sala dei 40. Un luogo che, oltre ad ospitare la cattedra di Galileo Galilei, vede rappresentati i ritratti di 40 studiosi stranieri che scelsero Padova secoli fa per i propri studi. Qua crebbero e si formarono per poi tornare e portare il proprio sapere in altri luoghi. Quei 40 volti oggi sembrano quasi scrutare il visitatore e ricordargli come la scienza sia linguaggio universale che ci parla di libertà e di fratellanza, e lo fa da sempre. Con lungimiranza potremmo vedere in queste peregrinazioni di studiosi il formarsi di un'Europa unita dalla scienza secoli prima dell'arrivo di un'Europa come istituzione politica. La cultura non ha confini. Ce lo ricordano più di 2.400 studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo che solo quest'anno hanno scelto Padova e il suo Ateneo per trascorrere gli anni cruciali della loro formazione. Sono più del 10% dei nostri immatricolati per l'anno accademico corrente e vanno, insieme a studentesse e studenti dei vari programmi di scambio, come ad esempio l'Erasmus, a garantire quello sguardo largo e aperto sul mondo che è fondamentale per un Ateneo in continua crescita. Al Presidente Sergio Mattarella, che ringrazio davvero di cuore per essere tornato da noi a pochi anni dalla sua ultima visita, voglio dedicare, mi si conceda il termine, il nostro senso della patria. Il nostro Ateneo, infatti, è l'unico insignito della medaglia d'oro al valor militare per il ruolo svolto nella Resistenza. Giovani, perché tali in molti casi erano, che hanno scritto una pagina indelebile della storia del Paese e di un Ateneo che dalla sua fondazione ha la libertà come principio ispiratore. Chissà cosa avranno pensato ormai quasi 80 anni fa quegli studenti che hanno dato la loro vita per ridare a tutte e tutti noi quella libertas che fino a qualche anno prima era per loro un punto d'orgoglio dell'Ateneo nel quale studiavano, non un valore da difendere a costo della propria vita. Il loro eroico sacrificio ha trasformato l'Università di Padova in quel tempio di fede civile e presidio di eroica resistenza nell'offrire, signor Presidente, il maggiore e più lungo tributo di sangue. Parole che continuano e continueranno a procurarci, ogni volta che saranno lette,
un senso di infinito rispetto, profonda gratitudine e commozione per chi ce le ha fatte meritare a costo della propria vita, per chi ci ha insegnato che la libertà non è un dato scontato, una conquista irreversibile, ma va continuamente difesa e alimentata, per chi ci ha permesso di essere qui oggi a raccontare una storia di libertà e non di oppressione. Un altro termine che racconta la nostra università è diritto, o meglio, diritti. Quel diritto che richiama l'Universitas Iuristarum delle origini e che poi è diventato nel tempo l'attenzione ai diritti umani, figlia del nostro carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Il tema dei diritti è oggi più che mai cruciale. Abbiamo tutte e tutti il dovere di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, a costruire un mondo più equo e solidale, una società più democratica ed inclusiva. L'attenzione ai diritti, dicevo, è figlia del nostro carattere pluralistico ed è questa un'altra essenziale caratteristica del nostro Ateneo, la multidisciplinarietà, o meglio la diversità. Diversità di voci e visioni, di idee e approcci, di sensibilità. Grazie al confronto, anche e per fortuna talvolta acceso, il nostro Ateneo migliora. La contaminazione di idee è un patrimonio inestimabile. Punti di vista diversi permettono infatti di cogliere meglio sfaccettature e profondità di ogni questione. E la nostra diversità, credetemi, alimenta curiosità e voglia di formarsi di studentesse e studenti. I numeri in questo caso parlano. 199 corsi, dei quali 51 in lingua inglese, per un totale di 5.462 insegnamenti erogati ogni anno. Una diversità che si declina nella composizione del nostro Ateneo. 2.462 tra docenti, ricercatrici e ricercatori, 2.504 donne e uomini del personale tecnico-amministrativo, 1.500 dottorandi, 854 assegnisti, 2.800 specializzandi. Un ecosistema che accoglie e supporta studentesse e studenti sempre in aumento. Anche in anni di calo generalizzato a livello nazionale, la nostra università ha sempre visto crescere il numero di ragazze e ragazzi che l'hanno scelta, tanto che ora sfioriamo quota 75.000 iscritti. Ragazze e ragazzi ai quali auguro, come fu per Galileo, di trascorrere a Padova i migliori anni della loro vita. Anche a nome del direttore generale, ingegnere Alberto Scuttari, voglio ringraziare tutte e tutti. Senza l'apporto di ognuno e ognuna di voi, la competenza, l'impegno, la passione, immagino talvolta anche la pazienza, che mettete nel vostro lavoro quotidiano, questo Ateneo non sarebbe quel prestigioso luogo di formazione, ricerca e cultura che è. Migliorabile? Sicuramente, come tutte le cose umane, ma ribadisco, un grande Ateneo di cui, sono certa, tutte e tutti voi siete orgogliosi di far parte. Lasciatemi, prima di arrivare a conclusione, ricordare un altro fatto innegabile: il legame fra l'Ateneo e il territorio che lo ospita. Padova e la sua università, si sente spesso citare, ma potremmo dire Padova è la sua università. In quel verbo c'è il senso di una simbiosi che innerva da secoli l'Ateneo, un legame con il territorio che si allarga sempre più in tutto il Veneto e non solo. Le sedi di Bressanone, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Legnaro, Rovigo, San Vito di Cadore, Treviso, Vicenza, non sono sedi periferiche, come talvolta vengono definite, ma parti integranti e vitali di un'università sempre più diffusa e capillare. Gaudeamus igitur, quindi, per gli 800 anni della nostra storia, una storia legata da sempre a doppio filo al concetto di identità europea. Un'Europa basata su quella libertà, ed è questo l'ultimo valore che voglio rimarcare, che caratterizza il nostro motto, Universa, Universis, Patavina Libertas, libertà di studio, di pensiero, di espressione, di dibattito e ancora libertà di movimento delle persone e delle idee, libertà religiosa, politica e accademica, declinazioni diverse di un unico fondamentale valore, che, e ce lo dimostrano gli eventi di questi nostri giorni, in questi mesi, penso all'Afghanistan,
Penso alla terribile vile aggressione russa in Ucraina. Non è scontato né garantito ora, come non lo era 800 anni fa, quando l'Accademia Patavina fu fondata. Chissà cosa direbbero di noi oggi quegli studenti che 800 anni fa fecero con coraggio la propria scelta. Chissà se nelle loro menti e nei loro cuori c'era la speranza o la consapevolezza di fondare un Ateneo che, 8 secoli dopo, è ancora innervato da quei valori che loro cercavano. Chissà se quegli studenti sorriderebbero oggi compiaciuti nell'osservare il mio orgoglio nell'augurare a questo Ateneo di continuare per molti secoli ancora ad essere sede privilegiata di ricerca e di formazione e a scrivere la sua storia indelebile di libertà. Viva l'Università di Padova! Prende la parola Emma Ruzzon, studentessa e presidentessa del Consiglio degli Studenti. Cara comunità studentesca, magnifica rettrice, Presidente Mattarella, Presidente Casellati, Presidente Mezzola, autorità, cara comunità dell'Università di Padova. Ci troviamo oggi a celebrare per l'800ª volta l'inaugurazione del nostro Ateneo, un momento glorioso e storico di un'università che ha per motto e per vanto Universa, Universis, Patavina Libertas, tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova. Mi chiedo però cosa significhi in realtà. Mi chiedo, in particolare, se si possa circoscrivere il concetto di libertà accademica alla sola libertà formale, giuridica e politica di istruirsi e fare ricerca. Forse no, se scienza e ricerca continuano ad essere subalterne a dinamiche di profitto che niente hanno a che vedere con la ricerca stessa. Forse non è libera l'istruzione in un paese in cui l'accesso alla carriera universitaria è ancora appannaggio di pochi privilegiati. Se il nostro è uno dei sistemi di tassazione più alti d'Europa e solo il 29% della popolazione giovanile riesce a laurearsi, penultima nell'Unione. Un paese in cui il diritto allo studio regionalizzato porta spesso alla mancata redistribuzione dei già pochi fondi destinati ad esso. Alle borse di studio, ad un trasporto pubblico gratuito ed efficiente, a residenze studentesche e a mense. Ci viene insegnato, e aspetto volentieri correzioni se dico il falso, che studiamo per poter lavorare e non per accrescere la nostra cultura, per poi ritrovarci in un mondo del lavoro che ci chiede di ringraziare per l'opportunità di essere sfruttati, perché è così che si fa esperienza. Ci dicono che le opportunità ci sono, che è il merito quello che conta. Sono desolata, ma temo sia un'affermazione che non trova riscontro nella realtà. Non se accanto ad articoli di giornale che lodano chi consegue egregi risultati, nella pagina a fianco riportano storie di studenti e studentesse che durante il loro percorso di studi compiono il gesto estremo, scelgono volontariamente la morte. Ci sono incongruenze che non possiamo sottovalutare. Quanta importanza viene attribuita ai numeri, ai posizionamenti, ai punteggi statistici e quanta invece al benessere psicologico delle persone che vivono in questi spazi? La risposta è scontata se questo, il benessere psicologico, è ancora privilegio, di nuovo, dei pochi che se lo possono permettere. La salute psicologica va considerata al pari della salute fisica.
La nostra Costituzione dichiara che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Eppure è difficile non osservare come il diritto alla cura universale e pubblica sia, di nuovo, sempre più subalterno al privato. Parlando di privilegio, mi domando come possa considerarsi libero un paese in cui la libertà è garantita nella sua totalità per alcuni e centellinata per altri, in cui i senatori della Repubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l'affossamento di un disegno di legge che, pur in minima parte, mirava a tutelare la libertà di esistere di persone, cittadini, in uno Stato che continua a chiudere gli occhi davanti alla sua evidente transfobia, mentre conta il più alto tasso di omicidi di persone trans in Europa. Ancora, mi chiedo come sia possibile che all'interno dell'Unione coesistano politiche nazionali tanto diverse. E mi rispondo che non vi è da sorprendersi se prevalgono gli interessi delle élite dei singoli stati, se l'eredità di un passato coloniale persiste nell'incapacità di incidere non solo nei rapporti tra stati, ma soprattutto verso la transizione ecologica, ancora arenata. Serve davvero un'Europa dei popoli. Serve riappropriarsi dell'idea originaria del Manifesto di Ventotene, affinché il 500 miliardi di persone che l'abitano trovino il loro ruolo, partecipando alle scelte finalizzate all'interesse collettivo. Non c'è libertà per qualcuno se non c'è libertà per tutti. Oggi più che mai per il popolo ucraino, ma anche per quello yemenita, per quello palestinese, per quello siriano e per tutti i popoli oppressi e subalterni. Solo così le nostre pallide libertà appese ad un filo smetteranno di essere un vano privilegio. Ecco, se ora finalmente voleste chiedere a noi, alla mia generazione, come stiamo, cosa pensiamo, credo che difficilmente potremmo rispondere che ci sentiamo una generazione libera, quantomeno di poter immaginare il futuro. Allora, se permettete, vorrei porvi una domanda. Stiamo celebrando un ottocentenario, dal passato stiamo guardando al presente. Quale futuro vi immaginavate per noi, dunque, 30, 50 anni fa? Noi non siamo il futuro, ma il presente. L'ha ribadito anche lei, Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno. Se siamo il presente, in quanto tale siamo specchio di un passato che evidentemente non ha funzionato. Un'altra direzione da percorrere esiste, ma non spetta a me, in questo contesto, farmi carico di proposte. Qualora vogliate ascoltarci, ci troverete in ogni momento, in ogni luogo, a partire dalle università, fuori della cerimonia, ma nei nostri spazi, condivisi. Cari istituzioni, non chiedete a noi di avere coraggio. Noi ci faremo forza, ci uniremo, lo stiamo già facendo. Cari istituzioni, abbiate voi il coraggio di guardare davvero al futuro, cercando di rimediare agli errori del passato. Abbiate il coraggio di chiederci come stiamo e di assumervi la responsabilità della risposta. Abbiate il coraggio di ascoltarci. Prende la parola la professoressa Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca. Signor Presidente della Repubblica, signora Presidente del Senato, signora Presidente del Parlamento Europeo, magnifica rettrice, professori, professoresse, docenti tutti, studentesse e studenti, autorità, civili, militari e religiose. È un grande piacere, è una vera emozione poter intervenire all'inaugurazione dell'ottocentesimo anno accademico dell'Università degli Studi di Padova, uno degli atenei più antichi d'Europa e allo stesso tempo più vitali in Italia. Un ateneo che ha tra i suoi punti di forza l'altissima qualità dell'attività didattica, lo straordinario contesto in cui si formano i suoi studenti, un ambiente attento sia alla crescita individuale della persona che a quella economica e sociale del territorio. Un contesto capace di promuovere la sostenibilità e l'inclusione. Un contesto che, come ha ricordato la rettrice, riflette sul passato non per un'autocelebrazione, ma per immaginare e costruire il futuro. Libera il tuo futuro, è una delle vostre frasi.
è quella che accoglie tutti i visitatori sul sito dedicato agli 8 secoli di storia. Una frase semplice ma estremamente ricca. Il primo termine è libera, è un invito a ognuno ad agire, a mettersi in gioco, richiama il concetto di libertà di cui abbiamo già parlato, che è fondamentale per il mondo della formazione e della ricerca. La libertà è il valore attraverso il quale l'Italia è diventata un paese moderno, avanzato, democratico, grazie anche alla vitalità del suo sistema accademico. Anche la parola futuro è strettamente connessa al mondo universitario. Senza scienza, senza conoscenza, senza trasmissione dei saperi ed esperienze, è difficile immaginare un futuro. Galileo Galilei disse che tutte le verità sono facili da capire una volta che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle. Fare ricerca significa poter essere liberi, curiosi, significa avere una storia e mettersi alla prova quotidianamente per dimostrarla. È un processo in continuo divenire, fatto di periodi di stallo e momenti di accelerazione. La ricerca richiede tempo, un tempo che dobbiamo imparare a rispettare, a comprendere. Richiede costanza e continuità. E lo vediamo anche dalla dimostrazione recente del buco nero nella nostra galassia. Ci sono voluti anni di lavoro e di ricerca per poter vedere quella foto. La ricerca è stata rimessa al centro da questo governo ed è al centro delle nostre attività sia per la programmazione stabile e crescente che per l'interesse, per lo sviluppo del nostro paese. Le fonti per rimettere al centro la ricerca sono varie, sono sicuramente le risorse economiche, sono le riforme, molto importanti, ma sono soprattutto le persone. Pensando a queste ultime fonti, le persone, che emerge un ruolo fondamentale e una responsabilità senza pari che hanno le università oggi anche nel reclutamento. Una parte delle nuove risorse delle università è destinato al reclutamento aggiuntivo di professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo. L'attribuzione di questa quota avverrà su base premiale, valutando il raggiungimento di obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. E la qualità del reclutamento sarà un parametro molto importante nella distribuzione di queste risorse, perché è l'elemento sul quale noi potremo anche rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, una fiducia nei confronti del mondo della ricerca e dell'università. Quello tra cittadini e mondo scientifico e accademico deve essere un rapporto che, se costruito in modo virtuoso, non può che rafforzare la democrazia. L'istruzione e la scienza sono vitali per formare una cultura democratica, in quanto consentono all'opinione pubblica di comprendere pienamente le grandi sfide del nostro tempo. Allora, liberare il futuro significa pensare a un'università ancora più aperta, in grado di recuperare una dimensione ancora più internazionale, senza tuttavia perdere l'attenzione per il territorio, che sappia agevolare la mobilità di studenti, ricercatori, professori, fra istituzioni, fra città e fra territori, e che possa permettere di smettere di parlare di fuga o rientro, ma di circolazione di saperi e di contaminazione di esperienze. Liberare il futuro significa puntare su modelli inclusivi e innovativi. Se avremo successo, saremo capaci di formare delle generazioni in grado di continuare a creare sviluppo e progresso, secondo i principi della libertà che è insita nel metodo scientifico e nella ricerca, per un futuro più certo per i nostri giovani. Buon anno accademico. Prende ora la parola Sua Eccellenza la signora Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo. Buongiorno signor Presidente della Repubblica, signora Presidente del Senato, magnifica rettrice, Ministra dell'Università e della Ricerca, Presidente del Consiglio degli Studenti, autorità regionali e cittadine, cari professori, cari studenti. È per me veramente un grande onore, è una grande emozione
esprimermi oggi davanti a voi per celebrare insieme gli 800 anni di vita della vostra università, della nostra università, una istituzione che ha attraversato il tempo e che ha un vanto per l'Europa. Il presidente Mattarella non me ne vorrà se dico che questo non è solo una università italiana, ma è un pezzo importante della nostra cultura europea, di cui sono orgogliosa e fiera come cittadina europea. Trovandomi oggi in questo magnifico palazzo, non posso non pensare con emozione e gratitudine alle generazioni di studenti che ci sono succeduti su questi banchi in 8 secoli, ma anche a quelli che verranno nei secoli futuri. Copernico, per citarne uno, non era certo padovano, come molti altri è venuto qui da molto lontano per studiare, per imparare, per conoscere e per crescere. E in quell'epoca non c'era ancora il programma Erasmus, ma c'era la cultura europea. Non posso non pensare ai docenti che con dedizione e amore si sono prodigati per trasmettere ai giovani non solo il sapere, un sapere sempre provvisorio e in costante evoluzione, ma anche quei valori e quei principi antichi che affondano le loro radici nell'epoca classica e che costruiscono le basi della nostra cultura e la nostra identità europea. A nome del Parlamento europeo, io voglio approfittare di questa occasione per rendere omaggio al mondo accademico europeo per il ruolo fondamentale che ha svolto e che ancora svolge nel progresso civile, scientifico, umanistico e artistico nel nostro continente. E anche grazie a voi, professori e studenti, e a tutti quelli che vi hanno preceduto, se oggi siamo quello che siamo. E grazie a loro, se sia pure nella diversità che fanno le nostre ricchezze, possiamo dire di avere una identità culturale comune. Identità di cui dobbiamo essere fieri, identità ma che dobbiamo anche custodire. L'Europa non è solo una espressione geografica, ma è una comunità di valori e di principi basata su una cultura comune, la cultura europea. E questa cultura comune ci viene dalla nostra storia, una storia fatta di guerra, di pestilenze, di carestie, di persecuzioni, ma anche di scambi commerciali, di scoperti, di invenzioni, di costruzioni, di produzione artistica e soprattutto di grandi passi avanti nell'ambito delle libertà e dei diritti fondamentali. Riflettendo a cosa dirvi oggi, mi venivano in mente 2 parole. La prima è conoscenza. L'Università di Padova, come le altre università, è l'espressione di quel desiderio incessante di conoscenza, di quel bisogno di sapere e di capire che sono propri dell'uomo e che lo spingono ad avvicinarsi il più possibile alla verità, pur nella consapevolezza che essa non è raggiungibile. La seconda è libertà, lo dice il vostro motto, Universa Universis Patavina Libertas, la libertà di pensiero innanzitutto, la libertà di espressione. 800 anni dopo la fondazione siamo qui oggi per riaffermare con forza quando l'apprendimento, la ricerca, la libertà di pensiero siano indispensabili per l'esistenza di una società democratica. Ancora oggi la libertà di pensiero è un tratto distintivo di questa grande università, così come lo è della nostra Europa. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale l'avvento del fascismo cercò di limitare l'indipendenza culturale dell'istituzione, l'Università di Padova non si è lasciato intimidare ed ha difeso strenuamente la sua libertà.
Mi fa piacere ricordare che questa università è stata insignita della medaglia d'oro al valor militare per il suo impegno nella liberazione del nazifascismo, perché come l'Europa, la vostra istituzione si batte per ciò in cui crede. Oggi celebriamo 800 anni di libertà, di apprendimento e di pensiero. Il Parlamento europeo, che ho l'onore e il privilegio di presiedere, è la voce dei cittadini dell'Unione e si è sempre battuto per difendere e promuovere la libertà di pensiero e di parola, ovunque nel mondo. Questo è il nostro modo di essere. Questo è ciò che gli autocrati di tutto il mondo non potranno mai capire dell'Europa. È ciò che rende il nostro continente la stella polare delle democrazie liberali. Un luogo dove si può pensare liberamente, si può dissentire apertamente, si possono sfidare le convenzioni consolidate ad essere accolti e ascoltati. Tutto questo è l'Università di Padova e questo è anche la nostra Europa. Le nostre differenze non sono un segno di debolezza, come pensava a torto il presidente Putin. Sono la nostra forza. L'anno scorso, prima dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia, il Parlamento europeo ha attribuito il premio Sakharov al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny per la sua lotta alla corruzione e alla violazione dei diritti umani da parte del Cremlino. Oggi, più che mai, dobbiamo essere uniti per difendere i nostri valori europei che costituiscono il pilastro dell'integrazione europea. Il mondo dopo il 24 febbraio è molto cambiato. La brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha spinto l'Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione d'essere e a ricordare le ragioni per cui, dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, i nostri paesi si sono riuniti per difendere la pace in Europa. La nostra risposta immediata e futura all'invasione è alla misura dei vostri valori. Il nostro stile di vita europeo merita di essere difeso. Conosciamo il sacrificio che l'Ucraina sta compiendo in nome della nostra libertà collettiva. Il popolo ucraino adesso guarda all'Europa in cerca di sostegno. L'Unione Europea e i suoi Stati membri sono al fianco dell'Ucraina. Il popolo europeo e italiano sono al fianco all'Ucraina. Lo hanno dimostrato aprendo i loro cuori e le loro case a milioni di cittadini ucraini. La solidarietà con l'Ucraina deve continuare ad essere una nostra priorità per il futuro, perché anche ciò, se ciò significa che dobbiamo fare scelte coraggiose, come vietare il gas e il petrolio russo nell'Unione Europea, perché non possiamo continuare a finanziare de facto le atrocità russe commesse contro i nostri concittadini europei. In definitiva, i nostri sacrifici di oggi sono un investimento per un futuro di democrazia e di pace. E sappiamo che senza libertà c'è solo l'illusione della pace. Sebbene l'Unione Europea abbiamo dimostrato al mondo una determinazione, una solidarietà e un'unità senza precedenti, non possiamo negare la polarizzazione che regna in Europa. Non possiamo negare la polarizzazione delle nostre società negli ultimi anni. Molte persone si sentono escluse. Per contrastare questa situazione abbiamo bisogno di una voce forte e univoca in risposta all'insicurezza e ai timori che sono alimentati da una narrativa anti-Unione Europea e dalla disinformazione. Cara rettrice, cari professori,
La via da seguire è l'istruzione. L'educazione può arginare la minaccia di una netta divisione nella nostra società tra coloro che credono nella difesa dei valori europei e coloro che hanno paura e cercano conforto in quei falsi profeti che predicano il nazionalismo, l'isolamento e vendono risposte facili a domande difficili. Cari ragazzi e ragazze, quando ero studentessa ho deciso di impegnarmi in politica perché credevo che il posto della mia generazione fosse l'Europa. Ci credo ancora, oggi più che mai, e non dobbiamo temere il potere che l'Europa ha di cambiare in meglio la vita delle persone. Signore e signori, 800 anni sono una bella età, ma avete avuto sempre la straordinaria capacità di stare al passo con i tempi e di sostenere nuovi campi del sapere. In questo senso, l'Università di Padova si è mantenuta giovane e dinamica, dimostrando la volontà di divenire ad ogni costo un'università che sia aperta a tutti. L'Università di Padova si è battuta contro il totalitarianismo. Oggi un'Europa con lo stesso spirito si batta per la libertà. Uniti nella diversità, dobbiamo continuare a difendere e a promuovere quella libertà che pensavamo di poter dare per scontata. Questo è il momento di rispondere all'appello dell'Europa. Questo è il nostro momento. A nome del Parlamento europeo voglio esprimere la gratitudine e la riconoscenza dell'intera Unione Europea per quanto avete fatto e per quando e quanto state facendo. Auguro di cuore a questa antica, giovane università, forte della sua storia quasi millenaria, di guardare con fiducia e con speranza agli 8 secoli che verranno. Gaudeamus igitur, juvenes dum summus. Grazie. Prende ora la parola il professor Carlo Fumian, docente di storia contemporanea dell'Università degli Studi di Padova. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signora Presidente del Parlamento Europeo, signori ministri, magnifica rettrice, illustrissimi ospiti, autorità civili, militari e religiose, studentesse, studenti, colleghe, colleghe, signore e signori. Difficile immaginare un onore più alto e al tempo stesso un compito più arduo, estrarre in una manciata di minuti l'essenza di 800 anni di storia, di pensiero, di scienza, di cultura. Non vi è dubbio che questa essenza sia la libertà, ma essa si è arricchita in 8 secoli di significati profondamente diversi, ha attraversato momenti oscuri e gloriosi, svelando il suo più caratteristico connotato storico, la fragilità. È a tutti noto che l'Università di Padova nacque da una diaspora bolognese, una sorta di partenogenesi che racconta l'origine comune di alcune tra le più antiche università, proprio alla luce dell'anelito di libertà di piccole e assai mobili comunità di studenti e docenti. Da quei primi irrequieti fermenti aurorali, tra cui era Padova,
un moto inarrestabile. Già alla fine del XVIII secolo si contano in Europa ben 143 università. Oggi nel mondo vi sono circa 31.000 institutions of higher learning. Un successo in parte misterioso, perché un medievista di rango ammetteva che la forma corporativa o associativa assunta dalle università tra il secolo XII e XIII non avrebbe potuto da sola spiegarne il successo e nemmeno rendere ragione della capacità di tenuta di cui in genere dettero prova nei confronti del potere, anche se la loro dimensione pubblica, ma non statale, credo abbia rappresentato il primo vero baluardo della libertas. Se dunque è vero che la storia dell'università incarna l'esperienza culturale più longeva e di maggior successo dell'intera storia intellettuale umana, è altrettanto vero che essa è segnata da una costante e crudele tensione tra autorità e sapere, tra scienza e potere, tra trasgressione e conformismo, tra ribellione intellettuale e persecuzione, tra genialità e servile obbedienza, tra dogma e libertà di pensiero. Una dimensione questa, dello spirito umano, che ha anch'essa una sua storia e non è data. Una tensione che nel quadro della Repubblica Veneta, nei secoli centrali della storia dell'Università di Padova, darà vita a una sorta di proficuo paradosso per la Patavina Libertas tra la tutela e la distanza del e dal potere della Serenissima. Pur considerando Galileo come il punto di svolta, è stato osservato, ciò che Parigi era stata nel XIII e Oxford nel XIV, cito, Padova divenne nel XV, il centro in cui le idee di tutta l'Europa si univano in un corpo di conoscenze organizzato e cumulativo. La concezione della natura della scienza, tramandata da Galileo e i suoi successori, appare piuttosto come il culmine degli sforzi cooperativi di 10 generazioni di scienziati. Per 3 secoli i filosofi naturalisti della scuola padovana, in fruttuoso commercio con i medici della sua facoltà di medicina, si sono dedicati a criticare e ampliare questa concezione e questo metodo e a fondarlo saldamente nell'attenta analisi dell'esperienza. Qualche secolo dopo la creazione di questo fertile nuovo mondo intellettuale in cui la lettura si fece lezione, questo è un po' il segreto, le università europee sono protagoniste di un'ulteriore rivoluzione culturale, radicato in un grande trauma davvero epocale. Quando William Gilbert compone il De Magnete nel 1600, Francis Bacon la Nuova Atlantide nel 1626, e proprio a Padova Harvey, Vesalio e Galileo rivoluzionano la scienza medica e l'astronomia, il mondo, è stato detto, è proiettato in una dimensione completamente nuova, in cui l'autorità dei testi antichi non offriva più un fondamento affidabile per le loro conoscenze. Le altre grandi civiltà non subirono alcun trauma del genere. Così gli europei, più di ogni altra civiltà, scoprirono improvvisamente che la tradizione classica che avevano cercato di seguire doveva ora essere respinta, se volevano comprendere la vera natura del proprio mondo e del proprio universo. Per farlo, bisognava sfuggire, sulle orme di Giovanni di Salisbury, filosofo e prelato inglese del XII secolo, il vizio peggiore degli studiosi e dei professori, la vanità, maestra di arroganza e di conformismo. Giovanni di Salisbury, tornando a Parigi dopo 12 anni di assenza, trovò i vecchi compagni che c'erano prima e dove erano prima, avevano fatto progressi in un punto solo, avevano disimparato la moderazione e non conoscevano la modestia, di modo che si poteva disperare che si ravvedessero. Umiltà, invece, si addice a chi pratica un mestiere tra i più affascinanti, a contatto con la ricerca della verità, o meglio dei suoi plurimi e mutevoli risultati, e che posa su fragili palafitte. Una, forse la principale, consiste in quella probità intellettuale che Max Weber individuava come componente cruciale della professionalità scientifica moderna, o, se si vuole, in una qualche aggiornata forma di parresia, ovvero nel coraggio di dire la verità al tiranno. Questa stessa probità ci obbliga a ricordare che il motto Universa Universis Patavina Libertas, che sembra così naturalmente innervare 8 secoli di storia, è molto recente, creato in tarda epoca fascista, e con ogni probabilità coniato da Concetto Marchesi su richiesta del rettore Carlo Anti.
Al di là della sua felice musicalità, con questo motto così limpidamente classico, Marchesi seppe non già inventare una tradizione, ma svelare una verità vissuta. E seguendo il filo della Patavina Libertas, allora rovesciamo la prospettiva, partiamo proprio dal Novecento. Ecco un esempio della lezione di libertà che Concetto Marchesi sapeva impartire pur nel soffocante clima della retorica fascista. Echeggiando il celebre discorso di Mussoliniano sul bivacco dei manipoli, seguito all'insediamento del suo governo dopo la marcia su Roma, Marchesi scrive nel 1933: un'assemblea legislativa, e qui tremavano i cuori degli studenti, un'assemblea legislativa che non possa esercitare la sua sovranità nell'ordinamento dello Stato è solo un'assemblea di funzionari, di sudditi e di intriganti. E in tali condizioni una caserma di pretoriani è più potente del Senato di Roma. Basta un manipolo di soldati intorno alla curia perché tutte le bocche si aprano nell'acclamazione cortigiana e qualche bocca si chiuda. È il tempo della viltà eloquente e della collera muta. Il tempo del muto coraggio e della collera eloquente verrà 10 anni più tardi, scandito dalla creazione del Comitato di Liberazione Nazionale regionale subito dopo l'8 settembre, dalla memorabile inaugurazione dell'anno accademico del novembre 43, in nome non già del re o del duce, ma di un'Italia dei lavoratori, degli artisti e degli scienziati. E infine del lancio del primo appello alla lotta armata contro nazisti e fascisti rivolto alla gioventù italiana da un rettore che a 64 anni infila una pistola in tasca, entra in clandestinità, raggiunge la Svizzera e da lì intrattiene i contatti tra la resistenza veneta e gli alleati. Qui, in queste stanze, si guidava la resistenza, grazie a uomini come Egidio Meneghetti, ma potrei farvi decine di nomi. Una guida politica, ma anche militare, è stato ricordato, si badi bene, il che verrà riconosciuto proprio dal conferimento ad una università, caso unico in Italia e forse in Europa, della già ricordata medaglia d'oro al valor militare. Andando a ritroso lungo il filo della Libertas, molto vi sarebbe da dire su quel cruciale momento di svolta rappresentato dall'8 febbraio del 1848 e ricordare la sua dimensione pre-insurrezionale, in forma matura politicamente, in cui l'università, in particolare i suoi studenti, seppero essere fulcro di una alleanza politica inedita con la città e aprire nel nord Italia le ostilità anti-austriache ben prima di Milano e Venezia e soprattutto ben prima che la rivoluzione incendiasse anche Vienna. Della tempesta rivoluzionaria deflagrata in Europa nei primi mesi del 1848 i moti padovani sono certamente un episodio minore, ma ricco di significati peculiari essenziali per interpretare la rivoluzione italiana e certamente un momento fondativo dell'identità dell'Università di Padova in età contemporanea, perché, è stato scritto, segna l'inizio di una tradizione di impegno civile che è singolare carattere distintivo della sua storia. Che Padova fosse stata l'unica università europea della prima età moderna a rivendicare, cito, la libertà come nucleo della propria identità pubblica, verrà confermato dalla laurea conferita in filosofia a Elena Lucrezio Cornaro Piscopia nel 1678. A Utrecht nel 1636 era stato concesso alla filosofa, teologa e scienziata olandese Anna Maria van Schuurman di seguire le lezioni, ma da una speciale nicchia protetta da una tenda e non certo di laurearsi. Vasto e profondo fu lo scalpore per la laurea padovana, ma le speranze di molte bravissime studiose europee andarono deluse. Solo 50 anni dopo Laura Bassi poté laurearsi in filosofia a Bologna con l'appoggio del Papa Benedetto XIV, che offrì anche una cattedra di matematica a Gaetano Agnesi. Solo il cielo è il limite, non le umane convenzioni, sosteneva Anna Maria van Schuurman, rivendicando il pieno diritto delle donne all'eguaglianza nel campo dell'istruzione. Ecco qui un campo di ricerca e di azione civile e politica in cui l'Università di Padova potrà eccellere e farsi guida, la conquista di una vera libertas femminile. Al cielo guardava, in altre forme, Galileo Galilei. E qui limitiamoci a ricordare il rabbioso rammarico del filosofo Cesare Cremonini e la sua partenza per Firenze. Oh, quanto avrebbe fatto bene anche il signor Galilei a non entrare in queste girandole e non lasciar la libertà patavina. O ancora l'invidiata e temuta
tolleranza che fece di Padova un luogo di accoglienza e di formazione per numerosissimi studenti ebrei, protestanti, ortodossi, per lo più raccolte nelle loro rumorose nazioni. Non sorprende allora che un viaggiatore inglese, Thomas Coriat, annotasse nel 1608 di aver incontrato più studenti stranieri a Padova che in qualunque altra università della cristianità. Ammiratore di Galileo e Paolo Sarpi, nella sua appassionata difesa della libertà di stampa del 1648, John Milton pose la libertà di pensiero al di sopra della libertà civile. Sopra ogni altra libertà concedetemi quella di apprendere, di parlare e di discutere liberamente secondo coscienza. Se le acque della verità, scriveva, non fluiscono in un movimento perpetuo, si corromperanno nella palude fangosa del conformismo e della tradizione. E ancora, chi uccide un uomo, uccide una creatura ragionevole, immagine di Dio. Ma chi distrugge un buon libro, uccide la ragione stessa. Uccide l'immagine di Dio nella sua stessa essenza. Un buon libro è il prezioso sangue vitale di uno spirito sommo, custodito gelosamente per una vita oltre la vita. La storia del primo Novecento, età di tirannie, genocidi e roghi di libri, inviterà a maggior prudenza. Isaiah Berlin, che per tutta la vita fece della libertà il suo principale terreno di indagine, discutendo nel 1959 di John Stuart Mill, si era chiesto, ponendo a noi, ancora oggi, un quesito drammatico a cui la comunità scientifica deve rispondere. È proprio tanto chiaro che si debba lasciare libero corso alle opinioni che sostengono, per esempio, l'odio razziale, solo perché Milton ha detto che, anche se tutti i venti della dottrina sono lasciati liberi di scatenarsi sulla Terra, chi mai ha sentito dire che la verità abbia avuto la peggio in uno scontro libero e aperto? Queste, scrive Berlin, sono parole piene di coraggio e di ottimismo. Ma quanto vale oggi l'evidenza empirica a loro favore? Forse che nelle società liberali i demagoghi e i bugiardi, le canaglie, gli individui accecati dal fanatismo vengono fermati in tempo e alla fine confutati? Quanto è alto il prezzo che è giusto pagare per il grande beneficio della libertà di discussione? Un prezzo molto alto, non c'è dubbio, ma è proprio senza limite? E se non lo è, chi stabilirà quale sacrificio è o non è troppo grande? Vedete, questo dilemma attraversa il nostro tempo. Si attualizza nell'enigma così contemporaneo che chiede libertà di parola o piuttosto impunità dalle conseguenze di ciò che si dice? Libertà di ricerca o responsabilità sociale? Siamo oggi alle prese, soprattutto nelle università, con l'elaborazione di codici, linguaggi, comportamenti, nuovi doveri, compiti individuali e collettivi, ispirati certo al grande bene di non offendere nessuno, ma che spesso scolorano nella pratica anche in forme di censura e soprattutto di autocensura, che rappresentano una minaccia gravissima alla libertas, che va dunque ripensata. In una prolusione napoletana di fine Ottocento, Antonio Labriola, era dedicata all'università e alla libertà della scienza, ricordava che la libertà scientifica non è un diritto privato come gli altri. Per considerarla tale basterebbe starsene a casa, conversare, far propaganda e scrivere dei libri, scriveva Labriola. Perché? Perché la libertà del dire non può consistere nella facoltà del non dire. E ancora, lo Stato che definisce la scienza è già una chiesa. Per definire occorre ci sia il dogma e il catechismo. Allora, è profonda l'amarezza con cui leggiamo la mozione dell'Unione dei Rettori Russi del 4 marzo 2022, in cui si afferma come sia dovere fondamentale dell'università educare la gioventù al patriottismo e al desiderio di aiutare la patria, perché le università sono sempre state il baluardo dello Stato, il nostro fine prioritario è servire la Russia, oggi come non mai dobbiamo unirci attivamente intorno al nostro Presidente. Ecco icasticamente decretata la morte dell'università e di ogni sua libertas, perché la ricerca non può essere posta al servizio dello Stato, qualunque esso sia. Una risposta altrettanto icastica l'aveva in realtà data una giovanissima studentessa universitaria tedesca nel 1942, a Monaco. Scriveva: «Trovo ingiusto che un tedesco, un francese o qualunque altro difendano il proprio popolo solo perché è il loro». Era Sophie Scholl del gruppo della Rosa Bianca, decapitata dai nazisti il 22 febbraio 1943. Nel 1982 Ernest Renan, filologo e storico delle religioni, coniò la famosa, forse un po' abusata, definizione della nazione come plebiscito di ogni giorno e non il deterministico frutto della razza, della lingua, della geografia e dell'economia. No,
in nome della sua fragilità, è la libertà, assai più che la nazione, a dover essere la nostra faticosa, consapevole, umile scelta quotidiana che illumina la ricerca della verità. Vi ringrazio. Registro con soddisfazione gli interventi di una netta prevalenza femminile, è un bel segnale in questo anniversario. Rivolgo un saluto molto cordiale a tutti i presenti, saluto e ringrazio per i loro interventi il Presidente del Senato, la Presidente del Parlamento Europeo, la Ministra dell'Università, rivolgo un saluto al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Sindaco, attraverso di lui a tutte le cittadine, a tutti i cittadini di Padova. Un saluto ai rettori di altri Atenei presenti, con un ringraziamento per l'attività svolta dei loro Atenei. Un saluto particolarmente intenso al corpo accademico, al personale tecnico amministrativo e agli studenti di questa Università. Ringrazio la magnifica rettrice per l'invito a tornare qui in questo Ateneo in questa straordinaria ricorrenza. 800 anni sono un periodo straordinario, un ordine di grandezza che supera, travalica le abituali categorie temporali con cui ci confrontiamo di solito. Ed è un periodo che, una condizione che induce, vorrei dire quasi provvidamente costringe, a rifuggire da una tentazione diffusa non soltanto in questo tempo ma nel corso del tempo sostanzialmente sempre, quella di rinchiudersi in un eterno presente che fa ignorare l'esperienza del passato e fa trascurare le prospettive del futuro e le conseguenze dei comportamenti di oggi sul futuro. Capisco bene, quindi, comprendiamo tutti bene i sentimenti che la rettrice ha poc'anzi espresso nella sua eccellente relazione, sentimenti di insieme di orgoglio e di responsabilità, di senso di responsabilità, di orgoglio per questa storia, di responsabilità non soltanto nel ricordarla, ma nell'inverarla costantemente attraverso le stagioni che cambiano e le esigenze che, di fronte alle esigenze che mutano. Questo è un compito straordinario, perché le università sono alla base, alle fondamenta dell'Europa, della sua comunanza, della sua integrazione, a partire dall'inizio del millennio precedente, quando nei primi due secoli sono sorti i primi Atenei, che erano Atenei europei, del mondo allora conosciuto e frequentato. Atenei in cui si incontravano e discutevano e dibattevano e costruivano teorie distribuendo insegnamenti e apprendimenti, persone, protagonisti, docenti e studenti di ogni parte d'Europa. Questo ha creato un tessuto di cultura comune, di valori comuni, che malgrado le differenze è rimasto e si è accresciuto nel corso del tempo, resistendo anche all'epoca dei nazionalismi accesi, dei nazionalismi interpretati come contrapposizione tra gli Stati. Questo tessuto culturale comune si è sviluppato ed è quello su cui si basa oggi la convivenza europea
è l'idea di integrazione del nostro continente. Naturalmente, con tutto questo stride oggi quello cui assistiamo, un'aggressione nei confronti di un paese confinante per imporgli le proprie scelte da parte di un paese più grande e più forte. Ecco, riflettevo in questo periodo, dopo il tornante di millennio, allora vi fu uno sforzo di innovazione verso il futuro che le università, sorte in quel periodo, hanno interpretato, coltivato, fatto maturare, diffuso. Questo tornante di millennio che noi abbiamo appena attraversato ci pone di fronte a interrogativi. Certo, le stagioni storiche sono abbreviate, i mutamenti che prima avvenivano nell'arco di un secolo oggi si realizzano in un arco di tempo ben più ristretto e breve. Nei primi 20 anni di questo millennio abbiamo coltivato l'idea di un mondo sempre più raccolto, in cui le distanze geografiche sono sostanzialmente scomparse, in cui si comunica in tempo reale da una parte all'altra del pianeta, da parte di ciascuno che abbia la volontà di farlo. Un mondo in cui era ed è sempre più evidente l'esistenza di nemici comuni da affrontare insieme, dall'ambiente alla salute. L'abbiamo visto durante la pandemia. Lo sforzo della comunità scientifica internazionale al di sopra dei confini ha consentito di trovare vaccini, rimedi e strumenti per contrastarla in tempo velocissimo. Ecco, tutto questo è quello che per 20 anni abbiamo coltivato e avuto come dinanzi a noi come prospettiva. Ed è stato inatteso e sorprendente, è imprevedibile il tentativo di ritorno, di far retrocedere la storia a qualche secolo addietro, con un paese appunto più forte, più grande, che pretende con la violenza delle armi e con la forza di imporre le proprie scelte a un paese confinante molto meno grande e molto meno forte. Tutto questo richiama all'esigenza di tornare ai valori dell'Europa, questo tessuto di valori comuni che attraverso i popoli europei non può essere sacrificato lacerandosi di fronte alla prepotenza dell'uso della forza e di imporre con le armi le proprie scelte agli altri. Questo Ateneo ha nel suo motto, come abbiamo sentito, la libertà di insegnare, di approfondire, di ricercare liberamente, che trova una sanzione nell'articolo 33 della nostra Costituzione sugli ordinamenti autonomi delle università. Ecco, la libertà è quella che poc'anzi nella produzione così coinvolgente il professor Fumian ci ha illustrato, accompagnandoci nell'esaminare le premesse della libertà e illustrandole l'intreccio così stretto che c'è tra questo Ateneo e la libertà, un intreccio storico, concretamente vissuto. È giusto ricordare l'intervento di Concetto Marchesi nel 1943 per l'anno accademico che si apriva appena 2 mesi dopo l'8 settembre. Da cui è nata la spinta, che ha evidenziato la spinta alla resistenza contro l'invasione e l'oppressione, che da questo Ateneo è partita in maniera vigorosa, tanto da meritare, come è stato ricordato, la medaglia d'oro per la resistenza. Un'azione in cui era affiancato da un altro grande latinista, Ezio Franceschini. Marchesi e Franceschini, divisi da concezioni filosofiche, divisi anche dai successivi impegni nella società, ma uniti strettamente, solidarmente, nella difesa della libertà e nell'aspirazione alla democrazia. Ecco, questo è il patrimonio che dobbiamo difendere, quello che spinge a non chiudere gli occhi di fronte a quanto accade nel nostro paese
o altrove, in sede internazionale, particolarmente nel nostro continente. La libertà. Poc'anzi la rappresentante degli studenti ha sottolineato quanto sia importante garantire la libertà a tutti. La libertà non è divisibile, né socialmente né territorialmente, perché la libertà in realtà si ottiene pienamente soltanto se la ottengono, se la ne godono anche gli altri, perché si realizza insieme a quella degli altri. Non c'è libertà piena se gli altri ne sono privi. Questo vale all'interno di un paese, vale nella comunità internazionale. Questo spinge, ripeto, a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato il diritto internazionale, in sede internazionale, venga riaffermato quella catena di valori che dalla libertà si articola. La libertà è strettamente, indissolubilmente connessa con altri valori, l'uguaglianza, la solidarietà. Sono questi valori che vanno coltivati, difesi attivamente. No, non vi rubo altro tempo. Vorrei concludere richiamando una osservazione fatta dal professor Fumian sull'umiltà e sulla vanità. La persona umile cerca la verità. Chi coltiva superbia è convinto di possederla. Ecco, vorrei raccomandare agli studenti di questo e tutti di ogni altro ateneo di non cadere mai in quella tentazione, di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. Questo è quello che alimenta la libertà, questo che rende consapevoli del valore, del complesso dei valori che in Europa si sono sviluppati. L'antidoto alla superbia, viene in mente un passo del Siracide, molto duro sulla superbia. L'antidoto alla superbia è la cultura. Questo sottolinea l'importanza dei luoghi in cui si distribuisce, si elabora, si approfondisce cultura. Questo ateneo ha grandi successi sul piano dei risultati della ricerca, dell'insegnamento, li ha anche sul piano del suo carattere nei rapporti internazionali, che non è alternativo ma si integra con un forte radicamento territoriale, come dimostrano le numerose sedi integrate in un ampio territorio di riferimento. Ecco, questo fanno i nostri atenei. È l'antidoto alla superbia, alla prepotenza, all'arroganza, alla violenza e appunto la cultura. Per questo auguro a questo ateneo, come a tutti gli altri che li hanno aperti, buon anno accademico. Prende ora la parola la magnifica rettrice per la formula di apertura dell'anno accademico. Ed ora, appellandomi allo spirito di quegli studenti che 800 anni fa fecero la propria scelta di libertà, oggi, 19 maggio 2022, con orgoglio dichiaro aperto l'800esimo anno accademico dell'Università di Padova.
Ed ora? Oh.
possibile. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è uscito dall'Aula Magna e si sta dirigendo in Cortile Nuovo, dove dovrebbe assistere alla consueta consegna da parte degli studenti della Goliardia della Gallina alla rettrice Daniela Mappelli. Abbiamo ascoltato, mentre giustamente in Aula Magna si stempera la tensione per un giorno importante, abbiamo ascoltato le parole dei nostri ospiti durante la cerimonia di inaugurazione degli 800° anno accademico dell'Università di Padova, parole legate ai pensieri di libertà, di unione nelle diversità. Ecco Mattarella che esce di nuovo nel cortile nuovo di Palazzo del Bo con la rettrice Daniela Mappelli che attende la consueta consegna della gallina padovana da parte della Goliardia. Io mi immaginato che fossi qua, però. Accompagnata dalla musica della Polifonica Vitaliano Linguazza con una canzone in stile ovviamente goliardico. Consegna della gallina alla rettrice Daniela Mappelli, come consuetudine per ogni inizio di anno accademico. È il momento più tipico di ogni apertura di anno accademico all'Università di Padova, il momento in cui la Goliardia consegna la gallina, devo dire particolarmente mansueta quest'anno nelle mani della rettrice dell'Università di Padova, e di nuovo l'intonazione del Gaudeamus Igitur. Gli studenti della Goliardia con le feluche alzate mentre intonano l'inno della Goliardia.
Hosanna benedictus. È il momento dei saluti finali con il Presidente della Repubblica Mattarella che saluta le altre cariche istituzionali e ancora si sofferma con le studentesse e gli studenti della Goliardia dell'Università di Padova. Grazie a voi. Le foto di rito con la gallina. E il Presidente che si dirige per salutare la polifonica Vitaliano Lenguazza accompagnato dalla rettrice. Dei momenti di saluto tra Mattarella e le autorità cittadine e nazionali, qui con il Presidente della Regione Luca Zaia, con il Sindaco Sergio Giordani, con il Presidente della Provincia Fabio Bui e il Prefetto Raffaele Grassi. Con le ultime immagini del saluto di Mattarella chiudiamo ufficialmente la diretta streaming di questa inaugurazione dell'800° anno accademico dell'Università di Padova e ringraziamo tutti quanti e tutte quante voi per essere rimasti con noi a seguirci in questa lunga mattinata. Grazie mille.